Bravi. Giusto applauso, giusto tributo. No, voi no. È un giusto tributo. Bene, ben entrati anche amici da casa o con me. No, mi sembra giusto. Beh, anche l'autoapplauso è pertinente, perché veramente è trionfale il cammino di questo libro autobiografico, che è questo qui, Scritti Cozzali. Dicevo, libro autobiografico di Piero Scamarcio e dello Scippatore di Emozioni, giunto, vedo, alla ottava edizione, sì. Ma una domanda, Piero, come mai l'ottava direttamente, la settima? E l'abbiamo zompata a piedi pari, perché cioè tante copie stavamo a stampare, che abbiamo pensato che la facciamo a fare la settima, andiamo all'ottava. Giusto, direttamente, capito? Momento non fa cioè, una piega. Proprio. Tu pensi che io ho parlato col tipografo, sì. Cioè stai esaurito forte, dici, Beatore, stai esaurito forte. Non è contento forte? No, contentissimo, solo che non c'ha un attimo di respiro, capito? Cioè, pensi che non vede la moglie da 3 mesi, per via della ritmo. Brava. Non vede la moglie da 3 mesi. E l'ho detto io, ci vado. Cominciamo bene. L'ho riletto. Hai riletto il libro? L'ho riletto ancora una volta. Beh, ma mi piace, insomma, ogni volta che esce un'edizione, a parte avere proprio il testo nuovo, è sempre una sensazione eccitante, ma comunque ho notato, vedi, la rileggo e saltano fuori dei particolari sfuggitimi alle letture precedenti. Dal libro? Per esempio, non avevamo sottolineato che tu hai collaborato con più di una casa discografica. Ah, quello è tutto. Sì, ho collaborato proprio con parecchie case, praticamente ricordo, quasi tutte, diciamo. Io ricordo la Eni, la Columbia. Sì, la RCA, la Virgin, tante altre. La ricordi, la BMG, sì, la Bonit Cetra, parecchie case, la numero uno, Cramps, va bene, quasi tutto ho detto, va bene, sono parecchie che poi cambiavamo ogni volta. Si sta facendo strada ormai, è quasi, c'è, ci siamo, è arrivato. Chi è? Il momento topico. Fatelo passare. No, è arrivato il momento topico della, non dico proprio della rubrica, diciamo, del momento di Scritti Cozzali, ma di tutto 00, di tutto il nostro programma. Ho capito, racconto di un capitolo da parte tua. Dai, per piacere, veramente adesso li ho letti quasi tutti, non saprei cosa. No, dai. Mai stato così spontaneo una cosa. Suggerimento della settimana, Scippatore, via. Vero. Ci potresti raccontare di quando entrassi a far parte delle Zeppelin? Wow! Chi è? Quella è una bomba. Con i Led Zeppelin. Mauro, tu o il libro l'hai letto o non l'hai letto? Se l'hai letto, sai che ho suonato con i Led Zeppelin, scusa. Però questa volta sei tu che non hai colto a volo. Lo sai che io enfatizzo affinché l'audience abbia un picco di... Sì, scusami. Hai suonato con i Led Zeppelin. Ho suonato con i Led Zeppelin. Allora, bando alle chiacchiere. Titolo del capitolo. Mi prende sempre con la castagna, va bene. Il titolo del capitolo è Piero, Jimmy e Robert, 2. Una scala verso il cielo del rock. Piero, vai. Vado? Vai. Legge perché non ricorda sempre. Vai. Sugar? Sto per iniziare. Un'altra casa di marchio importante. Vai. Quasi decolla verso il cielo del rock. No, questa è la partenza del capitolo. Anche tu ti carichi, vedo. E c'è. Ehi, vai. Era andata a passare il fine settimana al trullo che aveva in campagna. L'hai pensato, però? Hai pensato? Una domanda. Fai la domanda. La faccio? Mm. Chi era andato in campagna? Mauro, non so a quale capitolo siamo arrivati, ancora chi... E sono sempre io che parlo alla terza persona di me stesso, scusa. Ho sentito il rumore del pensiero. Pensavo di averlo fatto in silenzio. Per piacere, stai attento a questo capitolo perché l'ho scritto seguendo il metodo letterario di Paul Virilio. Senz'altro hai presente la sua definizione di dromoscopia. Scherzi, figurati che la mia squadra di calcetto si chiama dromoscopia. Si chiama? L'ho fatta mia proprio. Brava, allora, sia la definizione che tutti i titolari della squadretta di calcetto. La squadra. La squadra, li ritrova qui sopra uguale. Con le foto, tutte quelle. Sì, anno di nascita, tutto in categoria. Vai. Harvest! Che cos'è? Aspetta un attimo. Un'altra... Casa discografica. Era andata a passare il fine settimana al trullo che aveva in campagna. Allora... Proprio tanto stava a riposare fuori, sotto l'albero dei tulipani. Ah, tu hai un albero dei tulipani? Sì, signore, quello mia suocera dal GIS, non vuol vedere niente per terra, perciò abbiamo fatto l'albero. Ma è giusto, bello. Dei tulipani. Bella soluzione. Per piacere, sto a raccontare... C'è una perplessità, non te l'esterno, vai. Dicevo, tanto stava a riposare sotto l'albero dei tulipani che sente arrivare delle macchine in lontananza. Bravo. Che mangio qui? Brava. Chi erano? Chi erano? No, dico io, chi erano? E chi erano?
Gentilmente, non mi farà alzare. Vedi tu chi è. Ti vuoi ripetere questo? Ma che cosa mi fai fare? Ma sai, sta scritto là. Sta scritto anche qua, per non leggere. No, io erano venuti a trovarmi un po' di amici. C'erano Maria Grazia Buccella e Jean Baudrillard. Ah, insieme? Sì, quei due sono inseparabili. Oh. Poi nell'altra macchina stavano la Bottega dell'Arte, il Santo California, i Metallica e Gianni Vattimo. Tutti in una macchina? Eh sì, perché quella era la 1100 familiare di Vittorio Citeri. Era? Vittorio Citeri, ci stavano larghi, capito, dentro la... Ma il record! Ragazzi, non sto a capire più una bestia... Dai. Allora, sono arrivati in campagna. Oh, brava. Sono arrivati gli amici. Oh, chiaramente, appena arrivati gli amici, i soliti baci a bracci, come posso dire cose? I soliti inconvenienti. Quello. Posso avere un balino con Wüstel? Che cos'è? Un amico, mi immagino, abbia chiesto. No, non ha chiesto, perché non c'era il Wüstel. Praticamente, avevano portato il pesce, capito, questi amici. Una volta portati il pesce, certe cose di queste dimensioni, volevano fare chiaramente una grigliata. Bene. Adal Gigi, quella mia suocera, che stava a ricamare con Catherine Hamnet e Jean-Paul Gaultier il corredo per la figlia, si arrabbiò a bestia, a mostro, a ciuccio fortissimo. Motivo? Perché? Come perché? Perché? Perché non volevo rovinare il corredo con il fizio del pesce. Capito? Beh, sì, è giusto. Apple! Aveva ragione. Sì, c'era la frutta pure dopo. Pensavo che era una casa di scoperta. Per piacere. Infatti, per non rovinare il corredo col fizio del pesce, prendiamo la fornacella e la posizionammo dietro al portabagagli della 1100 di Vittorio Citeric. Aspetta, la fornacella nella macchina. Sì, perché poi stava la vento accesa. Arieggiava. Insomma, sì. In quel frantunque, proprio mentre il sarago giungeva alla cottura, dring! Il campanello. No, signore. Dring! Il telefono. No, signore. E che fai? Dring! Ma che ne so, sarà il telefono. Il telefono che fa. Brava, però io non c'avevo il telefono al trullo. Beh, questo torna strano. Cosa fece? Cosa avrebbe fatto tu al posto mio? Avrei girato pagina, avrei visto... No, signore. Non mi perse di vista. Che facessi? Né d'animo. Rispose al telefono. Ah, senza girare pagina. Sì, signor, non mi perse d'animo, chiaramente. Sogni? Brava. Oh, rispose lo stesso, fece... Pardon? Piero, dall'altra parte, si sentiva benissimo, fece... Sono Jimmy Page. Jimmy, faccio io. Allora, aspetti un attimo che toglie il sarago dalla fornacella. Allora. Andiede al sarago, capito, tolse il sarago da sopra la fornacella e tornabbi alla cornetta del telefono. E fece... pronto? Piero, mi fa dall'altra parte, ti chiamo da casa di Silvan. Madonna, fece io... che cosa vuoi, Jimmy? Fa... No, Piero, io e Robert Plant stiamo mettendo su un gruppo. Vuoi venire a suonare con noi? Allora, Jimmy... Qualcuno ci dà un po' di mostarda! Nel frattempo gli amici... Passiamo la mostarda. Che la mostarda? Ricostruendo... Jimmy, fece io... Come si chiama il gruppo? Chiedesti, cioè, come si chiama? Chiese io a Jimmy. Piero, mi fa Jimmy. Siccome ci siamo riuniti per la prima volta il giorno di San Giuseppe, abbiamo pensato di chiamarci le Zeppole. Ah, questa è la genesi della... Non ho capito. Dico, questa è la genesi, ho detto. No, questa è scritto Cozzali. Vediamo? Sì, no, non parlavo del testo. Warner Bros. Cos'è la Bibbia, la Genesi? Che cosa vuoi dire? No, il nome, come nasce? Ah, no? quello è l'esempio. Oh, praticamente. Allora, cosa fai, mi fa Jimmy Page a me? Piero, deve venire a suonare? Jimmy, fece io, dipende dalla risposta che mi dai a questa domanda. Le zeppole sono fritte o al forno? Allora, Jimmy Page, alla cornetta si sentiva che spaventò fortissimo. Allora mi dice, tu con tutta la voce tremolante, Piero, sono fritte. Jimmy, allora viene. E così lasciai tutti al trullo e me ne andai di corsa a Londra. Ti va, quindi chiudendo questo bellissimo, emozionantissimo, ti va di raccontarci come mai poi il nome è diventato Led Zeppelin? No, non ti va. Noi rispettiamo la volontà dell'autore letterato di scritti Cozzali, con il suo inseparabile cippatore di emozioni. Abbiamo saputo come è nata questa collaborazione tra loro stessi e i Led Zeppelin. Noi adesso andiamo ancora, a proposito del promo che hai fatto prima, ancora qualche attimo. Una pompa. Ma proprio non nulla di gradevole pubblicità e poi torniamo a 0-0. E ci vediamo la prossima settimana. Se grazie ancora. Ma se soldi.